Per la verità, più che di contesto internazionale, sarò costretto a parlare, ma è meglio, di contesto europeo. Però penso che sia utile questa operazione di cercare di inquadrare la resistenza italiana, come qualsiasi altra resistenza nazionale, in un contesto più ampio e in un contesto di comparazione. Perché gli studi sulla storia della resistenza nell'ultimo ventennio si sono sicuramente molto ampliati e approfonditi in Italia come in altri paesi europei, a cominciare soprattutto direi dalla Francia. Ma la storia del fenomeno resistenziale in una dimensione comparata in realtà ha fatto registrare pochi progressi. È passato mezzo secolo da quando è uscito il libro di Henri Michel sulla storia della resistenza europea, che aveva il titolo anche, come dire, affascinante, La guerra dell'ombra, e questo è rimasto sostanzialmente quasi il solo tentativo pionieristico, ma naturalmente vecchio ormai di 50 anni, di fare storia della resistenza in modo comparato. I lavori che ne hanno seguito le tracce si contano praticamente sulle dita di una mano. L'ultimo è uscito 2 anni fa a cura di 2 storici inglesi, Philip Cook e Ben Shepherd, ma anche questo, come la maggior parte dei pochi che l'hanno preceduto, in fondo non fa che allineare in 11 aggiornati saggi di sintesi lo studio di altrettanti casi nazionali di resistenza, affidando alla sola introduzione dei curatori, che peraltro è molto ben fatta, il compito di un'analisi effettivamente comparata. Per affrontare il tema quindi restano ancora fondamentali, imprescindibili, i lavori di 2 storici, tutte e 2 italiani, che risalgono però almeno a 15 anni fa e che non sono tanto libri quanto piuttosto saggi di sintesi molto agili, o densi ma abbastanza agili, e quindi in qualche modo ancora leggibili, ma spunti più che altro. Parlo, come gli storici italiani di cui parlo, sono Giorgio Vaccarino ed Enzo Collotti. A questo, e rispetto al titolo generale di questo convegno di oggi, si deve aggiungere che il tema specifico del ruolo dei partiti nella resistenza, che era dominante fino agli anni 80 del Novecento, è andato progressivamente perdendo rilevanza per una serie di ragioni, diciamo, in parte che hanno a che fare con l'evoluzione del dibattito storiografico e che non possono essere riassunte qui, e che in parte hanno a che fare con un profondo e diffuso calo di interesse nei confronti della storia dei partiti politici, che va parallelo al discredito, purtroppo occorre dirlo, di cui in generale essi, fra virgolette, godono oggi. Quindi questo è il quadro da cui non si può non partire per affrontare il tema della mia comunicazione, e mi propongo di svolgerlo insistendo soprattutto su un'analisi generale dei movimenti di resistenza in Europa, cercando poi di cogliere la specificità, o cercando a confronto di questi di cogliere la specificità del caso italiano, particolarmente per il ruolo che vi svolsero i partiti politici, e fra questi in primissimo piano naturalmente del Partito Comunista. Cominciamo col dire sulla traccia degli studi appunto di Vaccarino e Collotti che il movimento di liberazione degli occupanti nazisti e fascisti in Europa è caratterizzato da una serie molto importante di distinzioni. Sono diverse le tappe cronologiche attraverso cui giungono a maturazione i vari movimenti, è diversa la loro tipologia, diversa la loro fenomenologia. A queste diversità contribuisce naturalmente
la differente natura dell'occupazione tedesca, che è diversa da posto a posto, ma contribuiscono anche i precedenti storici e le disparate esperienze politiche e sociali che le popolazioni hanno vissuto all'interno delle rispettive società nazionali, il rapporto storico con le rispettive istituzioni. Una linea di frattura abbastanza netta, per esempio, separa le condizioni della lotta nell'Europa occidentale e quelle nell'Europa centro-orientale e sud-orientale, e un'altra, non sempre ma in parte coincidente, i paesi retti tra le due guerre da regimi democratici e quelli usciti da regimi fascisti, semifascisti o comunque autoritari di più o meno antica data. Inoltre, se esiste sempre un obiettivo di lotta comune, che è la cacciata degli invasori e la sconfitta dei loro alleati interni, cioè i regimi o i movimenti collaborazionisti, numerosi restano gli obiettivi che invece comuni non sono. In particolare, la liberazione del territorio nazionale si accompagna in misura diversa secondo i luoghi e le circostanze a una declinazione molto varia del binomio spesso inscindibile liberazione trattino rivoluzione. Persino in paesi come il Belgio, l'Olanda, la Norvegia, la Danimarca, nei quali la resistenza persegue essenzialmente l'obiettivo della restaurazione di una sovranità nazionale violata e di una autorità legittima espropriata del proprio potere, persino in paesi come questi la spinta alla liberazione nazionale non è disgiunta da quella al progresso, all'emancipazione sociale, e la resistenza contro l'occupante quindi spesso viene anche in parte vissuta come critica radicale dei sistemi politici e sociali dominanti tra le due guerre mondiali. A maggior ragione nei paesi che escono da dittature fasciste o nazionaliste, la dialettica interna alle forze della resistenza si traduce, specialmente nei paesi dell'Europa orientale e sudorientale, in forme di lacerazione di particolare acutezza, che non si riescono a ricomporre attraverso compromessi o reciproche concessioni, ma che si irrigidiscono in alternative estreme, anche e spesso naturalmente per effetto dei condizionamenti internazionali, che sono un elemento importante di cui parleremo. Per esempio, in Polonia la mancanza di un vero retroterra di vita democratica tra le due guerre non permette che la risposta all'oppressione nazista si saldi in un programma condiviso di rinnovamento tra le forze della resistenza. Pesa in questo paese una tradizione semidittatoriale, autoritaria, antisemita, di oppressione delle minoranze nazionali, di acuta, lacerante lotta di classe, di contrapposizione particolarmente aspra nelle campagne, e aggiungiamo che la duplice occupazione, in questo caso tedesca e sovietica, nelle due parti della Polonia, costituisce un elemento ulteriore di ostacolo alla formazione di una piattaforma di unità nazionale. Un altro caso molto importante da menzionare è quello della Jugoslavia, dove la sconfitta militare del 1941, che si consuma nel giro di pochi giorni, coincide con la sconfitta di un vecchio ordine che non si reggeva su basi democratiche di consenso. E quindi in Jugoslavia il fronte unico egemonizzato dai comunisti di Tito si rifiuta di fatto di riconoscere l'autorità del governo monarchico in esilio a Londra, e in particolare di unificare le proprie formazioni partigiane con quelle del generale Mihailovic, che è designato dal governo di Londra come comandante in capo delle forze jugoslave in patria.
ma che in realtà è disposto, in generale Mikhailovich, a patteggiare anche con gli occupanti tedeschi e deciso soprattutto a regolare i conti con i comunisti. Fin dall'inizio il Partito Comunista Jugoslavo, fin dall'inizio della guerra, si rivela come la sola forza politica con una presenza diffusa su tutto il territorio e diventa la spina dorsale di un grande movimento nazionale e rivoluzionario, quasi un unicum in Europa, che si sviluppa al di fuori di ogni schema astratto nell'intreccio di una guerra nazionale con una guerra civile, che è complicata, come poi si vedrà drammaticamente riemergere negli anni 90 del Novecento, da storici conflitti etnici. In qualche modo analogo ma anche diverso è il percorso della resistenza in Grecia. Anche qui la spinta decisiva è la ribellione immediata all'occupazione da parte dell'Italia fascista, no? All'inizio, non della Germania. Però il processo di omogenizzazione, sia pure contrastato, delle forze della resistenza è anche più lento e più difficile che non in Jugoslavia, con uno scontro acuto tra forze innovatrici radicali raccolte intorno al Partito Comunista e forze conservatrici leali alla monarchia, la conservazione della quale è uno dei capisaldi della strategia inglese nel Mediterraneo. E quindi, a processo di liberazione ormai sostanzialmente compiuto, sull'onda di un movimento partigiano che ha pochi uguali come forza, però si innesta sulla divisione già profonda di questo movimento di liberazione una manovra delle forze armate anglo-americane per ricostruire l'ordine, restaurare la monarchia e tenere sotto controllo le spinte più radicali della resistenza. Queste sono divisioni in qualche modo appunto classiche fra spinte di liberazione e spinte di rivoluzione, comunque la si voglia definire. Accanto a questa distinzione, che è certamente molto importante, se ne fanno sentire altre. In alcuni paesi occupati, o meglio in alcune regioni dei paesi occupati, è la città industriale che i tedeschi intendono sfruttare per la loro economia di guerra, è la sede della massima concentrazione delle forze, delle lotte di massa e della resistenza armata. E va detto subito su questo punto e da questo punto di vista che la resistenza italiana presenta una connotazione che è praticamente unica in Europa e che si manifesta particolarmente a partire dall'inverno primavera del 1944, nell'intreccio tra lotta armata, propaganda e azione politica e agitazione della classe operaia e dei lavoratori in lotta per i propri interessi, anche economici. Questo intreccio in Italia trova il suo epicentro nelle grandi fabbriche del nord, ma non solo. In altri paesi trova invece il suo punto di forza nella mobilitazione di masse contadine, come il caso degli altri due grandi casi di resistenza di massa, che sono appunto quelli della Grecia e soprattutto della Jugoslavia. Poi non bisogna dimenticare il vario apporto nei vari paesi europei che alla resistenza dà, anche senza ricorrere all'uso delle armi, la mobilitazione popolare o di strati sociali particolari. La resistenza senza armi, come è stata definita in uno studio francese di una ventina di anni fa, molto importante su questo piano. Cioè, senza il sostegno di una fitta rete di solidarietà, la resistenza armata non avrebbe potuto esprimere il suo momento più alto, cioè quello appunto della lotta armata. Il coinvolgimento di larghi settori della popolazione, che secondo un'immagine famosa che non viene dall'Europa ma viene dalla Cina e da Mao, costituiva l'acqua nella quale potevano nuotare i pesci, ovvero i protagonisti delle azioni più spettacolari, più audaci della lotta di resistenza, è la condizione prima che consente alla resistenza stessa di manifestarsi con le forme e i livelli di intensità più diversi. E i fili della solidarietà
dal sostegno alle azioni collettive come gli scioperi, alla renitenza alla leva, al rifiuto di rispondere ai bandi di arruolamento per il lavoro nel Terzo Reich, che erano molto diffusi, all'assistenza agli ebrei o ai prigionieri alleati fuggiaschi. Tutti questi fili creano una rete di comportamenti che rappresenta la prima embrionale forma di isolamento dell'occupante, anche se poi il modo in cui si combina con la lotta armata vera e propria può variare molto da paese a paese. Poi, tra i principali fattori di differenziazione della resistenza, vi è naturalmente anche l'influenza esercitata dai grandi alleati della coalizione antifascista. Dal più almeno tutti gli alleati, questo va detto chiaramente, si mostrano diffidenti verso l'autonomia militare e ancor più verso l'autonomia politica della resistenza. Preferiscono i sabotaggi guidati, l'abbondanza delle informazioni, colpi di mano partigiani sulle vie di comunicazione del nemico, ma le grandi insurrezioni cittadine sono scoraggiate da Parigi a Varsavia, poi all'ultima delle grandi città industriali del nord, cioè Torino, sono sempre scoraggiate, avvengono, se avvengono, malgrado diciamo, la pressione degli alleati. E questo avviene in modo altrettanto chiaro nell'Europa occidentale che nell'Europa centrale e sudorientale. In ogni caso, quello che appare chiaro è che gli scopi della guerra alleata non si armonizzano sempre o spesso si armonizzano poco con quella dei movimenti di resistenza. In generale, la politica degli alleati, compresa quella dell'Unione Sovietica, è piuttosto unanime e molto decisa nel piegare le forze della resistenza a una dimensione politica che non entri in conflitto con i loro piani di riassetto dopo la guerra. E la riduzione del movimento insurrezionale a una fase semplicemente di trapasso di poteri, di mantenimento dell'ordine nel vuoto che viene a crearsi fra il dissolvimento dell'autorità nazista o collaborazionista e il subentrare dell'amministrazione alleata, e il salvataggio dell'apparato produttivo e dei servizi pubblici essenziali. Questi sono gli obiettivi su cui la politica delle grandi potenze nei rapporti con la resistenza cerca di incanalare la resistenza stessa. Ecco, questo è il contesto generale. E in questo contesto, in un contesto di questo genere, qual è il ruolo svolto dai partiti in Europa? Anche in questo caso vi sono differenze notevoli. I partiti, specialmente della sinistra, sono una componente essenziale del movimento di resistenza che si sviluppa in tutta l'area invasa e occupata dalle potenze dell'asse. In generale, la resistenza agli occupanti è inizialmente spontanea, originata dalle condizioni sempre più dure della vita materiale e assume la forma di rivendicazioni concrete ed economiche. Caso classico è quello degli scioperi del marzo 1943 nel triangolo industriale, quindi addirittura precedente all'inizio della resistenza vera e propria in Italia. Ma gradualmente questa resistenza si politicizza sempre di più e ciò è dovuto anche e soprattutto all'intervento di forze politiche attive ed organizzate. Entrano dappertutto in azione gruppi clandestini e nella clandestinità operano partiti con alle spalle nel loro passato un tessuto organizzativo robusto, delle organizzazioni sindacali, degli organismi di massa giovanili e femminili. Ma questa fenomenologia non è semplice, è abbastanza complessa e non è rapportabile a un modello unico, né nelle forme organizzative né nelle motivazioni che ne sono all'origine. Certo, c'è una comune tradizione di lotta al fascismo che ha attraversato i partiti, particolarmente i partiti socialisti e comunisti, ma la intensità della tradizione antifascista non è assolutamente uguale in tutti i paesi. Era certamente molto meno viva, per esempio, in paesi come la Danimarca o come la Norvegia di quanto lo fosse in paesi come la Francia, che veniva dall'esperienza del Fronte Popolare, come l'Italia e come la Jugoslavia stessa.
Per giunta i movimenti che hanno la più lunga esperienza di lotta antifascista, come quelli dei paesi in cui si è precocemente affermato un regime fascista, l'Italia il più vecchio, ma poi la Germania e anche l'Austria, proprio per questa stessa ragione sono esposti alla repressione più dura. E non è un caso che soltanto in Italia l'antifascismo riesca a travasare in qualche misura la sua esperienza nella resistenza. Negli altri paesi non vi riesce perché non ne ha la possibilità materiale, direi, come dire, fisica, perché è stato decapitato. Stringiamo adesso maggiormente il fuoco sul caso italiano, vedendo come il caso italiano si inquadra in questa variegata tipologia che vi ho descritto. E partiamo soprattutto dall'ultima considerazione. Vaccarino osservava molti anni fa che si deve, cito, al sottofondo di consapevolezza politica ed esperienza cospirativa accumulata nella lotta antifascista, se nel pieno delle crisi dei poteri costituiti si forma immediatamente in Italia, nell'unitario Comitato di Liberazione Nazionale, un organo di potere popolare in grado di proclamare la decadenza del vecchio Stato e di dare inizio alla lotta armata a fianco degli alleati. È stata effettivamente in Italia la presenza di gruppi politici organizzati che ha conferito alla Resistenza un programma profondamente innovatore e l'ha impegnata sul piano dell'azione immediata, ne ha caratterizzato la fisionomia militare e partigiana, come dire, facendola prevalere su altre forme di lotta, quali l'armée secrète, l'armata segreta dell'esercito segreto di tipo francese, o le reti di resistenza efficaci ma molto a volte anche capillari, ma comunque sostanzialmente isolate, destinate al sabotaggio e all'informazione. E proprio il confronto con il caso francese si rivela a questo proposito particolarmente significativo. Cominciamo col ricordare che già la drammatica frattura che si era prodotta nelle file dell'antifascismo per effetto del patto Molotov-Ribbentrop, il patto di non aggressione tra Unione Sovietica e Germania del 1939, aveva avuto nei due paesi effetti diversi, perché per quanto si fosse rotto il patto di unità d'azione con i socialisti, ormai in piedi da 5 anni, di fatto i comunisti italiani non recedono da una atteggiamento di opposizione sempre molto ferma nei confronti del fascismo, che resta il nemico principale, mentre i comunisti francesi, che sono messi al bando dal governo della Terza Repubblica, hanno un atteggiamento meno chiaro, che sconfina anche in forme di riconoscimento e di patteggiamento con l'autorità militare dell'occupante tedesco. E anche dopo la svolta del giugno 41, quando cade ogni riserva dei comunisti nel coinvolgimento della lotta, ci vuole in Francia 1 anno e mezzo perché i comunisti e France Libre, cioè l'organizzazione di De Gaulle, che prima da Londra e poi da Algeri aspira a rappresentare l'unità della nazione francese nella sua lotta per il riscatto, perché fra appunto France Libre e i comunisti si arrivi a una collaborazione, ci vuole 1 anno e mezzo, e è una collaborazione che resta comunque segnata da una profonda diffidenza. I comunisti avevano sperato all'inizio di fare del Front National la base per l'unificazione sotto la loro guida di tutte le correnti della resistenza, ma il loro disegno si ulta in maniera concorrenziale con la determinazione molto forte di De Gaulle di mantenere il controllo della resistenza e di dettarne la strategia politica militare. Certo, si arriva a partire dal maggio del 43, si arriva all'integrazione di Partito Comunista, Front National e anche la CGT, il sindacato, nel Conseil National de la Résistance, cioè in questo organo unitario politico che unifica le forze della resistenza sul territorio francese. E il Partito Comunista esce così da quell'isolamento che lo aveva segnato dopo la drammatica vicenda appunto dell'approvazione del patto Molotov-Ribbentrop. Però fino all'autunno del 1944, cioè fino alla liberazione compiuta, dall'orizzonte del PSF non resta esclusa l'eventualità
che il conflitto di legittimità aperto di fatto con il governo presieduto di De Gaulle, al quale governa il Partito Comunista, continua a partecipare, del quale sostiene senza riserve lo sforzo, però esiste sempre il rischio che questo conflitto trascenda in uno scontro frontale dagli esiti incerti e pericolosi. La situazione italiana presenta con quella francese alcune analogie ma anche alcune sensibili differenze. Fin dall'ottobre del 1943 la decisione del governo Badoglio di dichiarare guerra alla Germania nazista induce l'Unione Sovietica a prendere in considerazione l'ipotesi di un suo riconoscimento, nonostante la distanza, diciamo così, ideologica, e di un suo allargamento ai partiti antifascisti, compreso il Partito Comunista. Con il ritorno di Togliatti nell'Italia liberata, a Napoli, nel marzo del 1944, la scelta di privilegiare l'unità nazionale nello sforzo di guerra rispetto alla disputa sulla questione istituzionale Repubblica-Monarchia che stava paralizzando i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale nel sud del paese indubbiamente ha l'effetto di legittimare il Partito Comunista come forza di governo ed elemento fondativo della democrazia nascente, cosa che per esempio in Francia non riesce del tutto. Quindi la svolta di Salerno certamente è in piena consonanza con le direttive della politica estera sovietica, certamente è documentato in maniera inequivocabile, è addirittura concordata da Stalin e da Togliatti alla vigilia della partenza di quest'ultimo per l'Italia. Ma la linea politica che lei sottesa, anche se è elaborata a Mosca e in funzione di una concreta situazione dell'analisi internazionale, di una situazione, concreta analisi della situazione internazionale, si precisa e si arricchisce a contatto diretto con la realtà italiana e soprattutto è poi capace di articolarsi secondo scansioni autonome, di produrre i propri strumenti originali. Rispetto alla situazione francese vi sono notevoli differenze. L'Italia è un latecomer, no? L'ultimo arrivato praticamente della resistenza europea, però fin dall'inizio ha nei comitati di liberazione nazionale un'unità politica di vertice che la Francia raggiunge solo dopo 2 anni, come abbiamo visto, e sul piano delle formazioni militari ricapitola in meno di 2 anni un processo che in Francia, quello dell'unificazione di queste formazioni militari sotto un unico comando, un processo che in Francia ne è durati addirittura 4. Grazie all'ampiezza dell'arco delle forze rappresentate nel CLN, che vanno come noto dai liberali fino ai comunisti, attraversando anche diciamo la discriminante Repubblica-Monarchia, all'ampiezza di questo arco e a un senso di responsabilità indubbiamente di tutte le forze che partecipano al processo, nel corso della resistenza italiana non vi sono fenomeni di contrapposizione che altrove diventa poi addirittura una lacerazione traumatica e irrimediabile tra le diverse forze del movimento di liberazione, come l'abbiamo visto è accaduto in Jugoslavia, come è accaduto in Grecia e come diciamo è stato, non dico sul punto di accadere, ma non era impensabile che accadesse anche in Francia. E malgrado momenti di attrito anche forte tra le formazioni partigiane, che naturalmente non vanno disconosciute, in particolari zone poi del territorio nazionale soprattutto, la resistenza italiana salva la propria unità, contenendo le spinte centrifughe al suo interno e nel contesto internazionale in cui si muove questo rappresenta un risultato veramente più che positivo, rappresenta poi diciamo, la base della legittimazione e della condizione che all'Italia del dopoguerra fu fatta non di nazione vinta in modo totale, ma in qualche modo di nazione che aveva contribuito al suo sforzo di liberarsi dall'oppressione. Certo, questo si paga anche un prezzo, no? Di uno spostamento di equilibri interni a favore della componente moderata della resistenza, a partire direi dal novembre del 1944, proprio nel momento in cui il rafforzamento della sua azione militare
e il crescente isolamento dei tedeschi e dei fascisti della Repubblica Sociale potrebbero rafforzare le componenti più attive e radicali della resistenza. È un prezzo che indubbiamente va riconosciuto, che è stato pagato. E in questo il ruolo del PC è stato un ruolo decisivo da ogni punto di vista. All'interno del governo dell'Italia liberata, come pure del Comitato di Liberazione Nazionale, che ha assunto la direzione politica della resistenza nel nord del paese, i rappresentanti del Partito Comunista agiscono prevalentemente d'intesa con i socialisti e con il Partito d'Azione, no? Che era l'altra forza della sinistra democratica e tendenzialmente radicale, ma non esitano, anche a costo di una netta differenziazione da questi alleati, a privilegiare la necessità dello sforzo di guerra e dell'unità di tutte le forze antifasciste, comprese quelle più moderate. Un punto cruciale di contrasto riguarda, con queste forze moderate, riguarda, come anche in Francia, le funzioni e i poteri dei comitati di liberazione nazionale locali e di base, in previsione di quello che potrà accadere nell'Italia settentrionale liberata dal fascismo e liberata dall'insurrezione contro il fascismo. Le sinistre vedono nei comitati di liberazione i nuovi centri della vita democratica del paese, suscettibili di trasformare, di rivitalizzare i compiti delle vecchie istituzioni, che invece nel sud tendono a rinascere con molte caratteri di quell'aggregazione clientelare e trasformistica che erano state proprio loro anche prima del fascismo. Nell'Italia occupata il PC accetta questa impostazione dei CLN come cellule di nuova democrazia e anzi contribuisce a svilupparle in termini originali. È stato nominato Curiel o Curiel, che come dir si voglia, purtroppo lui non è più qui a dirci come si pronuncia il suo nome, ma su questo punto è da notare, come un fatto importante, che la posizione di Togliatti e dei comunisti nell'Italia liberata è subito ispirata a una cautela molto maggiore. I CLN appaiono a Togliatti soprattutto come l'espressione dell'unità politica dell'antifascismo, e come tale li difende dagli attacchi moderati, ma in sostanza non li concepisce mai come un modello di democrazia diretta contrapposto a quello della democrazia rappresentativa, né come uno strumento rivoluzionario di doppio potere, che era un po' la visione che ne ebbero al nord Curiel e in qualche misura anche i dirigenti della resistenza come Longo e come Secchia. Sono altri gli strumenti su cui Togliatti pensa di fondare il progetto di democrazia progressiva, e a questo punto è forse il caso di soffermarsi, però non so se ne ho ancora il tempo, 5 minuti. Va bene? Sì. È il caso forse di soffermarsi, perché è indicato da tutti i partiti comunisti della resistenza europea come il principio ispiratore del nuovo ordine da costituire dopo la fine vittoriosa della lotta di liberazione. È il caso di soffermarsi sul concetto di democrazia progressiva. Anche questo è stato richiamato nell'introduzione. Le origini di questo concetto risalgono alla metà degli anni 30. E allora, durante gli anni dei fronti popolari e della guerra di Spagna in modo particolare, ma anche, non dimentichiamolo, negli anni del terrore staliniano in Unione Sovietica, che nel movimento comunista comincia a prendere forma, sia pure con reticenze, con contraddizioni, la concezione di una democrazia di tipo nuovo, si preferiva allora chiamarla, che rappresenta qualche cosa di più e di diverso di una variante del modello sovietico di conquista del potere, e che anticipa di fatto i contenuti di quella democrazia progressiva di cui si parla poi largamente a partire dal 43-44, via via che procede la liberazione dei paesi occupati dai tedeschi. Il contributo dei comunisti italiani e di Togliatti in prima persona all'elaborazione di questo concetto, di questa idea guida, è sicuramente importante, perché Togliatti
ne aveva già, come dire, anticipato in qualche modo i contenuti e prefigurato il disegno in suo scritto molto importante sulle particolarità della rivoluzione spagnola, che era stato pubblicato all'inizio, poco dopo l'inizio della guerra civile nel 1936. E poi perché il gruppo dirigente emigrato a Parigi, anche con posizioni in parte diverse da quelle di Togliatti stesso, ne aveva fatto il centro del dibattito che sorregge il rinnovo del patto di unità d'azione con i socialisti, quando si era parlato di una quando si era coniata la definizione di una repubblica presidiata dai lavoratori. Questo era in qualche modo un po' qualcosa che coincideva o aveva aspetti comuni con la democrazia progressiva. Però questo concetto manteneva dei contatti abbastanza generici. Guardate, quando Togliatti ne parla, per esempio, nel suo primo, quasi primo discorso a Roma al Teatro del Brancaccio, il 9 luglio del 1944, ne dà una definizione che è molto vaga. Democrazia progressiva è quella che guarda non verso il passato ma verso l'avvenire. Democrazia progressiva è quella che non dà tregua al fascismo ma distrugge ogni possibilità di un suo ritorno. Ci sarebbero altre, questa definizione continua, ma non andando sul terreno di una precisazione di contenuti molto maggiore. E, di fatto, era implicito, anche se non fu espressamente dichiarato fino al quinto congresso del partito alla fine del 45, quindi a liberazione ormai compiuta in tutto il territorio nazionale, che questa democrazia avrebbe avuto i tratti della democrazia parlamentare. Togliatti non dice nulla nel 44-45 che possa accreditare una concezione della democrazia progressiva come fase di transizione al socialismo, che era invece un po' l'idea che ne avevano i comunisti nel nord dell'Italia, con gradi diversi di consapevolezza certamente e di elaborazione e anche di flessibilità tattica, che per esempio in Longo fu molto notevole. Però sarebbe comunque sbagliato, io credo, assimilare l'idea di democrazia progressiva, anche quella dei comunisti del Nord, ai progetti di società che sotto definizioni identiche o simili vengono più o meno nello stesso periodo considerati come gli obiettivi da raggiungere nei paesi dell'Europa centro-orientale liberati dall'Armata Rossa. E la condizione geopolitica di quelle realtà, proprio per il fatto che, come Stalin ebbe a dire in una conversazione al comunista jugoslavo Giras, la caratteristica di questa guerra è che ciascuno nei territori da lui occupati instaura il suo sistema sociale, il suo sistema politico e sociale, la condizione geopolitica in cui aveva agito la resistenza e agivano i partiti comunisti assicurava loro una forza che in Italia, malgrado la forza che aveva e il prestigio che aveva, non poteva avere. Il richiamo a un sistema multipartitico e a un'economia mista in paesi come la Polonia, l'Ungheria o la Romania molto presto diventa la copertura di una pratica spregiudicata di occupazione del potere e di negazione della democrazia parlamentare e in sostanza della democrazia politica. Direi che è stato finora impossibile, anche agli storici meno ben disposti nei confronti del Partito Comunista Italiano, dimostrare che un disegno simile sia stato mai seriamente perseguito dal PC in Italia. Non solo, ma anche rispetto al partito che agisce in una realtà più omologabile a quella italiana, quella francese, quindi il Partito Comunista Francese, il progetto pur condiviso di democrazia progressiva presenta significative differenze di accento. Per i comunisti italiani e per Togliatti in primis, l'obiettivo prioritario è quello di instaurare un regime che escluda ogni possibilità di ritorno al fascismo.
E quindi, cioè, nella consapevolezza in Togliatti è forte che il fascismo ha, come dire, seminato una diseducazione, una corruzione profonda delle coscienze, e che il terreno perché possano riprodursi nelle condizioni è fertile. Quindi c'è la necessità di fissare prima di tutto un quadro di regole costituzionali condivise che evitino ogni possibilità, ogni pericolo di isolamento del partito, anche a costo di non suscitare l'irritazione delle forze politiche moderate con rivendicazioni troppo radicali. Invece per il Partito Comunista Francese l'accento batte molto fortemente fin dall'inizio, in quella collaborazione anche conflittuale con De Gaulle, sulla necessità di riforme economiche e strutturali profonde, per esempio il tema delle nazionalizzazioni. E il rapporto con lo Stato è un rapporto più strumentale, mira soprattutto a occupare posizioni di potere e a condizionare il funzionamento dei suoi meccanismi decisivi. E se guardiamo, e qui concludo, l'evoluzione della situazione dopo la guerra, pur nel condizionamento decisivo esercitato nell'uno e nell'altro paese dalla guerra fredda, che presto, già alla fine del 1946, diciamo, condiziona gli equilibri interni e i margini di manovra di entrambi i partiti, però se guardiamo questa evoluzione vediamo che è un po' lo specchio della situazione che ho appena descritto. Il PC incide in misura relativamente limitata sulla struttura dei rapporti economici e sociali della Repubblica, però si garantisce con la Costituzione uno spazio di legittimazione e appunto un quadro di regole condivise che gli forniscono una barriera, una garanzia, ecco, di sopravvivenza e di possibilità di diffondere le sue radici nel paese. Il PSF in Francia conquista risultati all'inizio apparentemente molto significativi sul piano delle riforme di struttura, ma continua ad avere dello Stato una concezione prevalentemente strumentale. Riuscirà ad influire sul modello costituzionale francese, che prende forma attraverso un processo molto più contrastato che in Italia fra il 44 e il 46, ma non lo sentirà mai come il risultato di questo processo come un patrimonio condiviso. Però è bene fermarsi qui prima di affrontare temi che sono molto ampi e complessi e che riguardano in ogni caso una fase storica diversa da quella della Resistenza. Grazie.